Diciamo che sono sempre stata molto appassionata all'industria calzaturiera perché sono nata e cresciuta in Riccoplast, che è un'azienda che è in questo settore ha 50 anni, e quindi quando mi sono trovata a fare la tesi per un master mi sono chiesta cosa effettivamente posso portare di nuovo in questa industria, soprattutto dando uno sguardo alle nuove tecnologie. E la risposta più spontanea è stata quella di approcciarmi alla stampa 3D, perché mi avrebbe permesso di trovare un design unico con geometrie che non sono ancora mai state esplorate su questo mercato, e quindi creare un prodotto totalmente nuovo dal punto di vista del design. L'esigenza di ripensare al processo industriale nasce da diversi fattori. Uno dei principali è il fatto che siamo in un mondo che si muove sempre più velocemente. È importante avere un time to market molto breve, ovvero dal momento della concettualizzazione dell'idea a quando effettivamente il prodotto è sul mercato, e quindi un nuovo processo ci potrebbe permettere di essere più prestanti e competitivi rispetto ai nostri competitors. Un altro fattore sono sicuramente le geometrie, perché design che fino a ieri sembravano irrealizzabili con le tecnologie che sono presenti adesso sul mercato diventano fattibili e presentabili in larga scala. Poi sicuramente anche il fatto che l'industria calzaturiera è un'industria nel quale ci sono altissimi costi di campionatura e soprattutto di industrializzazione del prodotto. Riuscire a trovare un modo per fare una campionatura interamente digitale e azzerare i processi di industrializzazione sarebbe sicuramente una chiave vincente. Quando mia sorella mi ha chiesto di stampare una scarpa totalmente in 3D, la mia risposta immediata è stata no, non abbiamo i materiali giusti che abbiano le caratteristiche estetiche e funzionali per fare una scarpa portabile. Quando mi è stata presentata la DWS, la Digital TPU, e dopo aver fatto i primi prototipi ho capito che era possibile realizzare una scarpa come voleva mia sorella. Attualmente l'iter di produzione è composto da 5 step principali, che però tramite ripensando a un nuovo processo industriale potrebbero diventare semplicemente 3 step. Quindi la progettazione diventerebbe un'unica cosa con la campionatura che sarebbe digitale, e soprattutto si potrebbe azzerare il processo di industrializzazione arrivando direttamente alla produzione del prodotto tramite la stampa 3D. Quando ho visto il primo pezzo uscire dalla stampante, l'emozione è stata grande, e soprattutto quando ho provato per la prima volta la scarpa al piede mi sono resa conto che effettivamente ero riuscita a realizzare il progetto che avevo in mente.